Uffa, fare i compiti mi fa venire male al collo. Però devo continuare, non ho ancora finito. Certo, sono davvero stanca, giusto un pisolino. Vediamo. Certo, ora torna tutto. Ok, mi serve questa formula, sì. Ma certo, come ho fatto a dimenticare quel teorema? Wow, ma guardati, genio della matematica, mi sorprendi. Altri due calcoli. Aspetta un attimo. Sì, eureka! Oh, i miei esercizi, la mia genialità! È tutto bagnato, tutto rovinato. No! Oddio, i miei compiti sono bagnati. Io, grazie a Dio, era solo un sogno. Ehi, stai ancora finendo i compiti? Wow, cos'è quello sguardo assassino? Ce l'hai con me? No, no, però non mi prendo il rischio, risolvo il problema subito. Penna 3D. Pronta? Devo girare la tazza al contrario e poi tracciare la circonferenza della tazza con la penna. Tutto intorno, ecco. Poi togli la tazza e ora continui il lavoro riempiendo il cerchio. Il modo più facile è andando avanti e indietro. Ma non ti preoccupare se le linee non sono precise, continua. Non devono essere per forza dritte, ecco qua. Giusto un altro po' e abbiamo finito. Tadan! Ho fatto un tappo per la tazza. Non ho finito però, devo aggiungere delle ondine. E poi collegarle alla parte sopra. E poi riempire anche questa forma. E quando ho finito ne faccio altre tutto intorno. Devo riempire tutti gli spazi. E vai, ho finito! Fammi assaggiare. Ottimo e precisissimo, un coperchio perfetto. Wow, non ci credo che l'hai fatto tu. E guarda, bevo. E lo rimetto a posto. Così non devo più preoccuparmi che i compiti si rovinino. Niente più calcoli umidici. Oh, che bella dormita. Adesso un po' di musica. Mi aiuterà. Ci sei? Ehi, amo questa canzone! Mi fa venire voglia di ballare! E sono vestito! Woohoo! Sono pronto per affrontare la giornata! È così che si fa! Le scarpe, per favore! Oh, sì! Non fare caso a come cammino, mi diverto! Ah, che odore! È la natura! Ehi, è Liam! Che si dice? Ava, ciao! Aspetta! No, Liam, no! Perché si agita tanto? Liam, fermati! La banana! Non l'ha proprio vista! Oh, no! Va tutto bene, niente può rallentarmi! Ripensandoci... Oh, accidenti! Le mie cuffie! Non potrò più ascoltare la mia musica! E adesso come farò? Queste hanno bassi terribili, non vanno bene! A meno che non riesca a crearne di nuove! E tutto ciò di cui ho bisogno è questa penna 3D! Adesso devo riempire questa forma, così, riga per riga! Poi posizionerò questo pezzo! Userò la penna per tenere tutto insieme. E una volta che è asciutto, attaccherò tutte le parti insieme. Metterò questo pezzo proprio qui. Ta-da! Ecco, ci sta benissimo! Liam, stai bene? Oh sì, guarda che cosa ho io! Ora si balla, vedi? A dopo! Perfetto! Liam, la merenda è pronta! So che le arance sono le tue preferite. No, non prima di esserti lavato le mani. Conosci le regole. Sono pulite, ok? Ehi! Mani, bagno. Va bene, ma è ridicolo! Ma se vuole le mani pulite, allora va bene. Sto usando un sacco di sapone, mamma. Oh! Questo coso è così scivoloso. Ehi! Non riesco a tenerlo in mano. Ah, lascia perdere. Tutte pulite, vedi? Ho così tanta fame.
Oh, sta fermo lì. Devo fare pipì. Wow! Oh no! Oh, Liam! Oh, che cosa avrò combinato adesso? Sono quasi caduta per terra. Il sapone! Ma cosa ci fa per terra? Gli saranno cresciute le gambe o qualcosa di simile? Dai, rimani fermo. Aspetta un attimo. Penso di avere un'idea. Una penna 3D può aiutarti a tenere il sapone fermo. Vedi tutte queste linee? Fanno sì che il sapone non si muova. Disegnale direttamente sul sapone e verrà perfetto. Ma non abbiamo ancora finito. Usa la penna per tracciare questo disegno. Abbiamo scelto un unicorno. Usa diversi colori per renderlo più dinamico. Con il gel colorato fai avanti e indietro. E voilà! Un unicorno! Dai un'occhiata a questo adorabile portasapone. Mettilo dentro, su! Ci sta benissimo! Ben fatto! Ti tengo d'occhio! Ok, questi leggings mi stanno troppo bene. Penso che il mio look da sirena sia perfetto. I miei capelli però non vanno. Devo fare qualcosa. Aspetta, che diavolo! Che fine ha fatto il mio pettine? Ma certo, sono tornata a casa dopo una festa e mi sono tolta la coda, il che è stato un enorme sollievo. I miei piedi potevano respirare, ma la coda era sporca. Quindi ho deciso che dovevo lavarla. Anche le code da sirena devono essere lavate. E poi, visto che c'ero, ci ho messo anche altri vestiti. Ho aggiunto anche i jeans rosa. E dentro alla tasca c'era il pettine. Ho impostato il ciclo di lavaggio. E me ne sono andata pensando che fosse tutto ok. No! Ci deve essere qualcosa che posso fare. Credo di sì. Fammi fare un tentativo. Il portapettine funziona bene come stampo, giusto? Aggiungerò qualche foglia dorata. E ci verserò della resina epossidica. Sta davvero troppo bene. Non voglio riempirlo del tutto con la resina. Questo è sufficiente. Aggiungo anche del verde. Ecco, dovrebbe bastare. Ora si deve asciugare. Ok, è pronto. Spero che funzioni. Sì, ha funzionato. Guarda com'è carino. Proviamolo e vediamo se pettina i capelli. Funziona proprio come il mio vecchio pettine. Ok, adesso è il mio pettine preferito. Oh, guarda, stai ancora cercando di essere una sirena migliore di me. Io sono una sirena migliore, dice il mio nuovo pettine. E tu hai solo una stupida forchetta. Oh, mi merito quel pettine più di te. Sì, scappa via. Corri, la pioggia ci sta inzuppando. Pare abbia smesso, per fortuna. Che corsa. Oh no, la mia scacchiera è rovinata. Ma com'è successo? Aspetta, non ti muovere, torno subito. Cavoli. Ok, sono quasi pronta. Devo solo proteggermi per bene. Guanti? Ok, mettiamoci al lavoro. Ecco la mia collezione di stampi. Devo solo aggiungere del glitter. Perfetto, ora lo verso negli stampini. Non troppo. Prepariamo altro filler. Me ne serve uno più scuro. Non dimentichiamo i brillantini. Ok, ora lo verso nel secondo stampino. Perfetto. Aspettiamo che si induriscano. Credo siano pronti. Sono venuti benissimo. Devo proprio farne altri. Inizia a prendere forma. Ora mi serve una miscela più chiara. La consistenza mi sembra buona. Nello stampino. Riempio tutto il quadrato e copro i pezzi più piccoli appena fatti. Dovrebbe bastare. Ok, ogni angolo è coperto. Manca questo. Sì, è fatta. Cavoli, è bellissima. Ehi, su con la vite. Ti ho fatto una nuova scacchiera. L'hai fatta per me. Wow, è fantastica. Ehi, giochiamo? Non sei abbastanza carina, vai! Mi sento così brutta! Doveva essere così crudele! Via! Oh, non mi piace! Salve! Oh? Vado via? Non credo di aver capito! Oh, non ti avevo vista. Vieni.
Ok, il mio portfolio. Eccolo qui. Vediamo. Molto interessante. Begli occhi. Non male. Soprattutto considerata la terribile angolazione. Ma nel complesso sei noiosa. No. Ok. Via! Accidenti. Guarda tutti quegli schemi di tessuto. Le piacciono quelli, eh? Allora so cosa fare. Inizierò con un motivo a linee come questo. Adesso creerò un nuovo design con un colore contrastante così. Interessante, vero? Non abbiamo finito. Questi colori stanno davvero bene insieme. E ho finito. Permesso, sono tornata con nuove foto. Di nuovo tu! Mi creda, queste le piaceranno. Oh, ti devo richiamare. Davvero originale. Proprio quello che sta cercando questa agenzia. Assunta, molto bene. Non posso crederci, sono una modella. Sì, è il primo giorno di dieta, è andato. Ciao ciao Sedano. E ora ci gustiamo qualcosa di saporito. Sarà buonissimo! Iniziamo! Le metto tutte nei noodles! Salame, buonissimo! Wurstel, sì, e ora i noodles! Le adoro! Ma che diamine sta facendo? Devo raccogliere prove! E ora da vicino! Ehi, smettila! Oddio, mi dispiace! Guarda cosa hai fatto al mio telefono! Ecco, prendi questo tovagliolo! Mi dispiace! Ehi, aspetta un attimo! Certo, la mia penna 3D! Ho un'idea! Ok, una cover trasparente e la penna 3D! E ora iniziamo a disegnarci col giallo! Scarabocchietti qua e là! Non serve precisione! Basta coprire gli spazi! Devo solo finire quest'angolo e... Fatto! Aggiungiamo le decorazioni per renderla più bella! Oddio, che carina! Sembra commestibile! Ta-da! Che ne pensi? Non è carinissima? L'ho fatta proprio per te! Wow! Grazie mille, quanto mi piace! Ehi, vuoi dei noodles? Peggio per te! Aspetta, no! Facciamo una guerra di pollici! Devo avvisarti, sono imbattibile! Oh, te la cavi! Una vera battaglia! Arrenditi! Wendy è distratta! Ehi, hai barato! Wow, hai visto? Che succede? Ma dove ci troviamo? Che succede? Non guardare me! Oh, che caldo! Già! Aspetta! Che cos'è quello? Uno scorpione? Oh, che paura! Jasmine? Che stai facendo? Che fine ha fatto? Non ci capisco più niente! Ti senti bene? Voglio solo l'acqua! Fa nulla! Che caldo, forse posso raccogliere il sudore! Dici? Beh, è pur sempre acqua, no? Ma che maniere che ho, scusa, ne vuoi? Grazie! Ho così sete! Quella cos'è? Questa non me l'aspettavo! Non è una cosa che vedi sempre, pensavo fosse solo nei film! Wow! Ora va meglio! Guarda che bel cocomero! Proprio quello che mi serve! Che buon profumo! Oh, e dai! Che delusione! Forse questo mi aiuterà? Cosa facciamo adesso? Aspetta, ho un'idea! Disegno una forma simile alla luna. Poi la riempio con linee verticali. Lascio un po' di spazio tra ogni linea. Aggiungo qui sotto un verde chiaro, fino in fondo, giù. Ok, basta così.
Adesso serve il rosso. Seguo lo stesso schema. Ma più vado giù, più lo faccio stretto. Sembrerà una fetta di cocomero. Visto? Adesso un po' di dettagli. Questa è la parte più facile. Bastano dei cerchietti neri, qui, sulla parte colorata in rosso. Ok, devo fare un foro sulla punta del triangolo. Farò altre fette di cocomero e le metterò una sull'altra. Poi metto un filo di plastica nei fori e leggo tutto insieme. Sarà un ventaglio. Perfetto con questo caldo. Wow, rinfreschiamoci un po'. Oh, che bella aria fresca. Oddio, Jasmine! Dispiace! Ah, te l'ho fatta! L'ho trovato dentro una roccia! Ma che scherzi mi fai? Non mettermi paura! Almeno io ho un ventaglio! La fata mi ha rubato tutti i compiti! Che cosa? È ancora a letto? Ma guarda che ore sono! Sono le 7:30! Ha dormito troppo! Tina? Tina, tesoro, svegliati o farai tardi! Altri 5 minuti! Ok, a mali estremi. Tina, forza, alzati! La mamma spacca! Perché c'è tutto questo chiasso? Chi c'è? Buongiorno, tesoro, è ora di svegliarsi. Cosa? Perché? Perché, tesoro, guarda che ore sono. Sono le 7:30. Hai degli orari precisi. Alle 7 devi alzarti, eh? Oh, sì, gli orari, la scuola. Esatto, e ora sbrigati, devi vestirti. Ah, mamma, basta! So vestirmi da sola! Non sono una bambina! Oh, come sei carina! Come una principessina! Mi piace questo outfit, grazie, mamma! Oddio, i tuoi capelli! Dobbiamo subito fare qualcosa! Aspetta! No, mamma, vai via con quella spazzola cattiva! Mi fa male alla testa! Ah, bene, dobbiamo fare qualcosa per quei capelli! Aspetta un secondo, forse posso fare qualcosa per domare i tuoi capelli! Ho un'idea! Mamma, torna subito! Ok, ho questi stampi per mollette e ora mettiamoci all'opera. Li riempio con delle caramelle e poi con della resina. Userò la resina epossidica trasparente in modo che i colori delle caramelle si vedano bene. Voglio essere sicura che le caramelle siano completamente ricoperte e che gli stampi siano riempiti fino al bordo con la resina. Ecco, questo è tutto. Devo solo aggiungere le mollette e lasciare asciugare. Sono pronti per uscire dagli stampi. Oh, come sono venute carine, tesoro! Guarda cosa ti metto tra i capelli. Fermagli con caramelle. Li hai fatti con le mie caramelle? Wow, bellissimi! Certo che sì! Tienile mentre ti pettino, così possiamo metterle subito, proviamole! Una su un lato e una sull'altro! Ecco! Sì, ho delle caramelle in testa, che bello, grazie mamma! Figurati, ti stanno benissimo! Oh no, dobbiamo andare a scuola! Forza, sbrighiamoci! Oh, guarda che occhioni! Mi ci potrai perdere! Non potresti essere più perfetto! Sei tutto quello che un uomo dovrebbe essere. Staremo bene insieme? Beh, forse c'è un modo. Questo libro di incantesimi potrebbe aiutarmi. Cosa potrebbe andare storto? Prima però mi serve un amuleto. Facciamo un po' di spazio. Mi serve una ciotola con della resina epossidica. Poi aggiungo dei brillantini. Così diventerà colorato e brillante. Ora devo amalgamare bene il composto. Ora mi serve uno stampino dove versare il composto. Userò questo a forma di cuore. Wow, che bel colore! Lo riempio fino all'orlo. Poi aspetto che si rapprenda. Rimuovo lo stampino e attacco una catenina. Wow, è fantastico! Proprio quello che cercavo. Ma non ho finito. È il momento dell'incantesimo. Questa collanina farà innamorare Matthew. Gli farà capire che sono io il suo destino. Fa che sia una luce in grado di attrarlo, attrarlo. Sta funzionando. Non ci credo. Sì, proviamoci. Emily? Wow, mi ha notato. Forse dovrei parlarle. Ehi, Emily, stai benissimo oggi. Wow, adoro la tua collanina. Ha qualcosa di ipnotico. Stai bene? Forse è meglio che vada. Aspetta, non andrai da nessuna parte. Che stai facendo? Lasciami andare. Ok, questo non me l'aspettavo. Emily, apri. No, assolutamente no. Che idea stupida. Ecco, prendila. Non la voglio più. E questa da dove arriva? Che strano. Eccola, la collanina. Devo averla. Sta
Stammi lontano! Vado di fretta! Ok. Non fare caso a me! Ma che fai? Non ho tempo di spiegartelo! Ehi, rallenta! Che succede? Come mai così tanta fretta? Ho un appuntamento con Chris. Guardalo, quanto è carino! Se lo dici tu, dovevo immaginarlo. Devo prepararmi e devo essere bellissima. Anzi, perfetta. Rilassati, andrà tutto bene. Ok, credo di essere pronta. Mi serve una collana. Oh, non male. Questa mi sta sempre bene. Ah, non riesco a chiuderla. Non mi entra più. Luna, mi aiuti, per favore? Ok, da qua. Ecco qui. Oh! No! No! La mia collana! Oh, che disastro! E adesso come faccio? Mi dispiace, forse posso rimediare. Deve esserci qualcosa che posso fare. Ci sono, userò questa penna 3D. Posso usarla per disegnare su questo busto. Disegno piccole spirali con la penna tutte intorno al collo del busto. Ancora altre spirali, continuo così. Ecco, credo che basti. Un bellissimo choker. Jennifer, guarda che cosa ho qui. Cosa? Oh, l'hai fatta tu. Sì, per te. Wow, grazie. La adoro, mi sta benissimo. Wow. Sì, ma devi sbrigarti, su. Divertiti. Questo ti piacerà da matti. Prendi un cerchio di plastilina e mettici sopra due stampi a forma di cuore. Premi delicatamente. Rimuovi con cura la plastilina in eccesso. Poi metti da parte gli stampi. Riempi il cuore con della resina epossidica. Usa una siringa, così sarà più facile. Lascia asciugare la resina e poi mettici sopra un po' di glitter. E anche un altro cuoricino. Visto che bella collana? Wow, guarda che roba! Meraviglia! Un altro taglio e il mio bracciale è finito. Davvero carino! Oh, Jennifer è a casa! Ciao, Luna! Ciao! Ma un momento! Hai i piercing! Già, belli, vero? Volevo qualcosa di diverso. Voglio essere anch'io originale così. Facciamoci piercing insieme. Questa sì che è una bella idea. Andiamo! Ciao, ti ricordi di me? Ho un'altra vittima, cioè cliente. Lei? Sul serio? Forse posso far sembrare cool anche lei. Mettiti qui. Ti piacerà, vedrai. Immagino di sì. Allora, pensavo di fare dei piercing qui. Ottimo. Al lavoro, allora. Non una chiacchierona, eh? Farà un po' male. Quello è il lago? Uno degli aghi. Non muoverti. Non muoverti, ho detto. No! Che imbarazzo. L'ago era enorme. Ma volevo tantissimo il piercing. Beh, ormai non possiamo farci niente. O forse sì. Ho avuto un'idea. Ci serve solo un po' di colla per ciglia. E queste perline. Proviamoci. Metto un po' di colla sulla perlina. Poi la premo sulla tua pelle così. Facciamoci un piercing al naso. Wow, fantastico! Magari ci avessi pensato io. Ecco l'ultima. Wow, grazie! Tutto senza aghi e dolori. E stai benissimo. Amiche di piercing! La mamma si infurierà. Oh, che giornata! Wow, non così in fretta. Devo fare un controllo veloce. Interessanti queste scarpe. No, non puoi passare. Scherzi?
Vedi il cartello? Niente scarpe. Oh, ok. Wow, quante Crocs! Come farò a riconoscere le mie? Qualcuno me le ruberà, lo so. No, non posso permettermelo. Deve esserci qualcosa che posso fare. Pop, pop, come mi diverto. Oh, ecco che cosa mi serve. Lo prendo io. Ehi! Oh, scusami. Tieni in cambio. Oh, una bibita. Grazie. Non c'è di che, ne ho proprio bisogno. Devo personalizzarmi le scarpe. Prima taglio via le bollicine dal pop-it, così daranno colore. Le metto sopra le mie scarpe e uso la colla per farle aderire. Mescolo i colori per fare un look più vivace ed è quasi fatto. Wow, sandali personalizzati! Adesso le riconoscerò subito. Le altre sono tutte uguali. Ok, posso entrare adesso? Divertiti. Ora posso rilassarmi. Devo tornare a casa. Prendo le mie scarpe? Oh? Ma dove sono finite? Qualcuno le ha prese! Pop, 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 che belle scarpe! Però che odorino che hanno! Ciao! Pop, 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 pop. Oh, che tenerezza! Altro giorno, altri soldi. Aspetta, hai qualcosa di fluo? Ecco. Ok, puoi entrare. Divertiti. Wow! Cosa c'è? Un party fluo, il tuo dov'è? No, dico, guarda il mio look, ti sembra che mi serva altro? Guarda il cartello. Fluo. Visto? Va bene. Facciamo festa! Cioè dovrei vestirmi in quel modo? Aspetta, da qui. Ehi, che stai facendo? Insomma, era la mia bibita. Userò un po' di plastica e la penna 3D. Lascio un po' di spazio tra ogni spirale. Continuo così per tutta la lunghezza del bicchiere. Questo rosa è così bello! Ancora un po'? Così dovrebbe bastare. Poi metto la mano nel bicchiere e faccio scivolare il bracciale sul polso. Ecco, un bel braccialetto. Il bicchiere non mi serve più. Alt! Vediamo la roba fluo. Tada! Va bene adesso? Vediamo, non saprei. Che ne dici, può andare? Allora? Avanti, fammi entrare. Va bene, mi piace. Puoi andare. Finalmente. Sì, ok, ma la mia bibita? Perché acquistare nuovi gioielli quando potete realizzarli voi stessi? Non ne ho mai abbastanza del rosa. E quando si parla di forme, i cuori sono le gemme migliori. Ecco, due è sempre meglio di uno. Ora la resina epossidica. Tranquilli, non ci facciamo mancare né un po' di glitter né le perline. Ma quanto è adorabile! Splendido! Unico nel suo genere, proprio come me. Wow, una vera sirena! Non posso crederci! Ehi! Oh, salve, umana! Oh, avvicinati! Io? Ma ho le pinne, vedi? Oh, giusto! Vedi questo? Cerca di prenderlo, ok? Wow, è semplicemente divino! Grazie! Non c'è di che! È incredibile! Ah, i miei occhi! Ah? Dove è andata? Che cosa è successo? È in acqua? Ciao, pesciolino! No! Claire? Ah? Oh, sei tu! Sono così felice! E qui è dove vado a scuola. Ciao a tutti! Ok, uno alla volta. Oh, cavolo! Un autografo? Per favore! Wow! Pronto, sono qui, mi vedete? Aspetta, non riesco a pensare, fermatevi!
Allontanatevi un attimo! Aspetta, ho un'idea! Guardate! Vedete questo disegno stampato? Lo replico con del fil di ferro! Così! Sembra fantastico! Una volta che ne avete due, aggiungete i colori che volete a due contenitori con della resina epossidica. Bene! Con un bastoncino iniziamo a riempire. Qui invece mettiamo il perlato. Livelliamo per bene. Quindi disegniamo un cerchio in questo modo. Sembra un piccolo sole. Adorabile! E su questo lato una piccola mezzaluna. Fissiamo il tutto con del lucido e... è perfetto! Bene, è asciutto! Guardate! Scusate, sto passando, grazie! Figurati! Wow! È carinissimo! Lo so! Lo adoro! Ehi, si abbinano! Ehi, ehi, piano con la mia amica! Ehi, ci completiamo a vicenda! Lo yin del mio yang! Evviva, sono così eccitata! Manca poco! Siamo libere! Aspetta, sì? Ho degli snack! Ecco a te! Grazie! Perfetto da mangiare guardando qualcosa! Tipo questa pubblicità! Wow! Compralo subito, pica pica! Va bene, assaggiamo! Buono, vero? Oh sì, davvero delizioso! Vorrei avere mani più grandi! Che buono! Hai un cucchiaio, lo sai? Un cucchiaio? Beh, questo è imbarazzante! Sì! Ora prendi un po' di gelato! Eh? E come faccio a metterlo in bocca? È così difficile! Ci sono quasi! Divertente, direi! Molto bello! Che cos'è? È un portachiavi dei Pokémon! Fantastico, wow. Lo voglio! Eh? È proprio carino, eh? Oh, cavolo! Acquistate il vostro portachiavi oggi stesso! Chiamate ora o scriveteci! Non ho molti soldi! Già, nemmeno io! Aspetta, ho un'idea! Mi serve solo questo cucchiaio! Vedi questi pezzi di pongo? Li arrotolo tutti insieme! A questo punto metto il salsicciotto su un cucchiaio! E ne uso un altro per schiacciarlo! È perfetto! Ora la parte più divertente! Un sacco di brillantini! Asciughiamo sotto la lampada UV, così! E ora tiriamolo fuori! Bello! Wow! Ora ho il mio portachiavi personale! Mettilo sul mio zaino, per favore! Ecco a te! E non è costato un centesimo! Lo so, guarda che bello! Sei la migliore amica sirena di sempre! Oh, cavolo! Si è sciolto! È una zuppa adesso! È ora di mangiare qualcosa? Oh, lei è la ragazza dei miei sogni! Ogni poliziotto ama le ciambelle! Devo stare comoda! Ah, sono in paradiso! Sembrano buone! Ah, non adesso! Perché è così rumoroso? Pronto? Se solo potessi tenerla tra le mie braccia! Le mie ciambelle, non posso mangiarle adesso! Vorrei che ci fosse qualcosa da poter fare. Pensa, come posso impressionarla? Oh, penso di aver trovato! Ah! Usa la penna 3D per disegnare un cerchio in questo modo. Continua creando una spirale più grossa mentre allarghi il cerchio. Una volta che è delle dimensioni giuste, usa la penna per creare profondità così. Basta andare sopra la spirale creando più strati di plastica. Fatti strada verso il centro. Alla fine somiglierà a questa, una mini ciambella. Cambia colore e aggiungi un po' di glassa. Mi sta venendo un sacco fame. È proprio carina. Aggiungiamo gli sprinkles e una catenina ed ecco il regalo ideale. Oh, spero le piaccia.
Sto arrivando, amore mio. Ehi, psst. Che vuoi? Vieni qui. È meglio che non sia una trappola. Ho qualcosa per te. Ehi, è bellissima. L'adoro, sei così dolce. Sì. Ehi, tu. Ehi. Ehi. Ciao, Brian. Ehi, ho qualcosa per te. Sul serio, questo è per me? Come si apre? Aspetta. No! Mio eroe. Ci è mancato poco. Ho un'idea. Per proteggere l'iPhone e tutto ciò che ti serve una pistola a caldo, comincia ad applicare uno strato di colla attorno al bordo. Fai attenzione, evita la fotocamera, eh? Lascia cadere la colla lungo il lato del telefono. Vogliamo assicurarci che sia sicuro. Riempi anche il resto del telefono. Lo strato di colla deve essere bello spesso. Una volta che si è coperto, lascia che la colla si indurisca. Taglia la colla in eccesso e avrai una custodia unica. Che ne pensi? Wow, è fantastica! Grazie! Brian? Upsi! Oh, che giornata! Wow, non così in fretta! Devo fare un controllo veloce! Interessanti queste scarpe? No, non puoi passare! Scherzi! Vedi il cartello? Niente scarpe! Oh, ok! Wow, quante Crocs! Come farò a riconoscere le mie? Qualcuno me le ruberà, lo so! No, non posso permettermelo! Deve esserci qualcosa che posso fare! Pop, pop, come mi diverto! Oh, ecco che cosa mi serve! Lo prendo io! Ehi! Oh, scusami! Tieni, in cambio! Oh, una bibita! Grazie! Non c'è di che, ne ho proprio bisogno! Devo personalizzarmi le scarpe. Prima taglio via le bollicine dal pop-it, così daranno colore. Le metto sopra le mie scarpe e uso la colla per farle aderire. Mescolo i colori per fare un look più vivace ed è quasi fatto. Wow, sandali personalizzati! Adesso le riconoscerò subito. Le altre sono tutte uguali. Ok, posso entrare adesso? Divertiti. Ora posso rilassarmi. Devo tornare a casa. Prendo le mie scarpe? Oh? Ma dove sono finite? Qualcuno le ha prese! Pop, 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 pop. Che belle scarpe! Però che odorino che hanno! Ciao! Pop, 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 pop. Oh, che tenerezza! Quanti soldi! Oh? Ehi! Ah! Ehi, torna qui, aspetta! Aspetta! Devo nascondere i soldi! Oh, questo buco nel muro andrà bene! Credo di avere un'idea! Metterò i miei soldi nel buco e li terrò al sicuro grazie alla penna 3D! Inizierò facendo il contorno e creerò delle linee in diagonale, in questo modo! Farò lo stesso nella direzione opposta! Adesso creerò una ragnatela! Disegnerò dei cerchi partendo dal centro, proprio così. I miei soldi sono al sicuro. Oh no, eccoti finalmente! È la mia fine! Ti sei persa qualcosa. Oh! Ah, un'altra mattinata tranquilla. Devo prepararmi. Svegliati! Giorno! È ora di lavarmi i denti. Sono così assonnata. Oh, mi fa il solletico. Ah, i miei denti sono stupendi. Oh no! Forse non se ne accorgerà. Ok, e adesso? Il trucco è venuto bene. Oh, i miei orecchini, devo mettermeli. Dov'è l'altro? Non guardare me, non so niente. Non sospetta nulla. Che strano. E adesso come faccio? Penso di avere un'idea. Con la penna 3D comincio a disegnare un triangolo proprio così. Farò delle linee molto fitte. Una volta raggiunta la base del triangolo, userò un colore diverso.
Vogliamo fare un'anguria. Utilizzerò diversi toni di verde per la buccia. Poi farò dei punti neri per i semi. Farò dei punti a caso sulla parte rossa e una volta finito lo capovolgerò e aggiungerò un orecchino a perno. Alla moda è anche deliziosa, ma non ho finito. Userò la penna 3D per disegnare delle piccole linee. Ripeto questa operazione sul lato opposto. Vogliamo creare una foglia. Ottima, direi! Capovolgo la foglia e attacco una piccola cannuccia trasparente così. Uso le forbici per tagliare la cannuccia. Questo terrà la foglia sull'orecchino. Wow, sono fantastici! Ah? Oh, da grande voglio fare l'idraulico! Lo sapevo! Trovare il filtro migliore è così complicato! Sorridi! Wow, questo posto è figo! Ehi, ragazze! Hai portato il tuo cappello? In realtà sì! Non è carino? Oh, decisamente degno di Instagram! Taggami, ok? Non sapevo che oggi bisognava indossare un cappello, ora come faccio? Penso di avere un'idea davvero geniale! Eh? Che diavolo? Sta bene! Sei impazzita! Perché mi guardate tutte in quel modo? Non piangere, Olivia! Ecco, non lo voglio più! Grazie! In realtà ci deve essere un'opzione migliore! Guarda cosa farò! Metterò la buccia dell'anguria faccia in giù! Poi prenderò la mia penna 3D! Inizierò dalla cima! Creerò prima un punto e poi una linea lungo il lato! Deve prima apparire così e solo dopo posso iniziare a riempire tutti gli spazi vuoti. Devo fare una sezione alla volta e cercare di non lasciare nessuno spazio vuoto. Ora un'altra riga qua giù. E un'altra qui. Poi le collegherò. Quindi bisogna riempire di nuovo lo spazio vuoto. Sembra proprio che ci siamo. Queste righe qui sono puramente decorative. Ora aggiungerò delle piccole macchie nere. Queste macchie ti ricordano qualcosa? Ti do un suggerimento. Mi sono ispirata all'anguria. Sono semi, vedi? Ora vediamo se funziona. Hai detto che volevi un cappello, giusto? Beh, ne ho creato uno davvero unico. Ti piace? Wow, devo fare una foto! È così felice! Ecco, tutte quante noi ti faremo delle foto, ma guardate, non è carina! Adorabile! Rendiamo più interessante questo fermacapelli. Userò una penna 3D per creare un motivo a spirale, poi mi muovo verso l'alto. Sta venendo benissimo. Così dovrebbe bastare. Ora me la sistemo sui capelli. Che ne pensi, Wendy? Adoro! Look favoloso! E tu che ne pensi, Mister Unicorno? Beh, Kate Kitty, credo proprio sia un'ottima idea! Sì, allora festeggiamo con dei baci da unicorni! Woo! Balliamo insieme, sì! Cos'è? Forse ci farà vedere qualcosa! È una cover unicorno limited edition, unica nel suo genere! Oh, ma wow! Affrettati! C'è un numero limitato di scorte per questo prezzo stracciato di 200 euro! Chiama ora! Ah, la voglio! Subito adesso! Mamma! Cos'è, cos'è? Che è successo? Ti sei fatta male? Ok, dimmi che c'è! Guarda la TV! La voglio! Mm? Stai scherzando? Una cover da 200 euro! Oh, guarda, non è bellissima! Ne voglio una, per favore! Ok, tesoro, vediamo quanti soldi ho! Sì! Non vedo l'ora di avere quella cover a unicorno! Mamma è ricca! Scommetto che potrebbe comprarmene anche due! No, tre! Oddio, tesoro, hai spaventato la mamma! Eccoci qui! Oh, a quanto pare la mamma è un po' a corto di soldi. Non posso comprarle quella cover, costa davvero troppo. Cos'è quella cosa lì? Potrebbe funzionare. Buongiorno, mi servono due cover per il telefono. Ehi! Aspettali, tesoro, la mamma ha un piano. Ok, ho uno stampo a forma di unicorno e della resina epossidica. Ora metto la resina fino a coprire lo stampo. Ecco qua, e ora deve solo asciugarsi. Ora la tolgo dallo stampo per vedere com'è venuto. Molto bello, ora lo metto sulla cover con gli altri. Perfetto, sono sicura che le piacerà tantissimo! Tina, guarda cosa ho per te! Una sorpresa! Oh, una cover a unicorno! Anche meglio di quella in TV! La adoro! È la più bella che abbia mai visto! Io... Aspetta, cosa c'è in TV adesso? Le cover sono di ieri! Oggi ci sono le cuffie! Ascoltare la musica con delle super cuffie! Wow,
proprio come Kay Kitty! Ok, questi leggings mi stanno troppo bene. Penso che il mio look da sirena sia perfetto. I miei capelli però non vanno, devo fare qualcosa. Aspetta, che diavolo? Che fine ha fatto il mio pettine? Ma certo, sono tornata a casa dopo una festa e mi sono tolta la coda, il che è stato un enorme sollievo. I miei piedi potevano respirare, ma la coda era sporca. Quindi ho deciso che dovevo lavarla. Anche le code da sirena devono essere lavate. E poi, visto che c'ero, ci ho messo anche altri vestiti. Ho aggiunto anche i jeans rosa. E dentro alla tasca c'era il pettine. Ho impostato il ciclo di lavaggio. E me ne sono andata pensando che fosse tutto ok. No! Ci deve essere qualcosa che posso fare. Credo di sì. Fammi fare un tentativo. Il portapettine funziona bene come stampo, giusto? Aggiungerò qualche foglia dorata. E ci verserò della resina epossidica. Sta davvero troppo bene. Non voglio riempirlo del tutto con la resina. Questo è sufficiente. Aggiungo anche del verde. Ecco, dovrebbe bastare. Ora si deve asciugare. Ok, è pronto. Spero che funzioni. Sì, ha funzionato. Guarda com'è carino. Proviamolo e vediamo se pettina i capelli. Funziona proprio come il mio vecchio pettine. Ok, adesso è il mio pettine preferito. Oh, guarda, stai ancora cercando di essere una sirena migliore di me. Io sono una sirena migliore, dice il mio nuovo pettine. E tu hai solo una stupida forchetta. Oh, mi merito quel pettine più di te. Sì, scappa via. Oh, che lavoraccio. Non ci posso credere, è una scoperta straordinaria. Devo fare piano. Questo è un perfetto esempio di ceramica romana, sarò famoso. Devo tenerlo in un posto sicuro. Questo scaffale andrà bene. È così bella! È ora di pulire! C'è polvere dappertutto! Ah? Che ci fa questa tazza qui? È così vecchia e sporca! Ma so come risolvere il problema! Capovolgi la tazza, prendi della stagnola e arrotolala per farne una pallina. Applica una piccola quantità di colla sulla palla. Quindi attaccala alla base della tazza così. Poi aggiungi altre 3 palline. Forma altre palle in questo modo e attaccale al lato della tazza. Adesso ricopri la stagnola con della colla colorata, assicurati di non mancare alcun punto. Copri anche la tazza, iniziando dal bordo e scorrendo verso il basso. Quando si solidifica avrai qualcosa che somiglia a questo. Aggiungi una faccina sorridente e voilà! Va molto meglio! Hai visto il mio capolavoro? Era una tazzina, sembrava davvero vecchia. L'ho sistemata adesso, vedi? Stai scherzando, vero? Il lavoro di una vita rovinato. Non ti piace? La mia più grande creazione! Ciao, mi piace quello che hai fatto con questo posto. E ho qualcosa di speciale per te. Oh, una penna. Non è una penna normale. Ho già una penna laser. Giusto. E che ne pensi di questa? Sembra un rossetto, ma guarda. Impressionante, eh? Amico, l'ho comprata l'anno scorso. Ok, cliente difficile, fammi pensare. Oh, lo so! Puoi sbrigarti, per favore? Puoi vedere tutto con questi? Sul serio? Guarda, non posso usarli. Come farò? Lo so, ecco qui. Metti gli occhiali rotti su una superficie piana. Usa la penna 3D per unire le parti rotte così. Continua ad applicare la colla su tutta la montatura. Ripeti l'operazione sulla parte superiore così e una volta fatto attacca la stanghetta. Passaci sopra la penna 3D. Fallo su tutta la stanghetta. Non si direbbe che fossero rotti. Li ho sistemati, sono eleganti, eh? Oh, fammi provare. Insomma, che ne pensi? Ah! Puoi tenerli? Sì, beh, ho capito. Altro giorno, altri soldi. Aspetta, hai qualcosa di fluo? Ecco. Ok, puoi entrare. Divertiti. Wow! Cosa c'è? Un party fluo, il tuo dov'è?
No, dico, guarda il mio look, ti sembra che mi serva altro? Guarda il cartello. Fluo. Visto? Va bene. Facciamo festa! Cioè dovrei vestirmi in quel modo? Aspetta, da qui. Ehi, che stai facendo? Insomma, era la mia bibita. Userò un po' di plastica e la penna 3D. Lascio un po' di spazio tra ogni spirale. Continuo così per tutta la lunghezza del bicchiere. Questo rosa è così bello! Ancora un po'? Così dovrebbe bastare. Poi metto la mano nel bicchiere e faccio scivolare il bracciale sul polso. Ecco, un bel braccialetto! Il bicchiere non mi serve più. Alt! Vediamo la roba fluo. Tada! Va bene adesso? Vediamo, non saprei. Che ne dici, può andare? Allora? Avanti, fammi entrare. Va bene, mi piace. Puoi andare. Finalmente. Sì, ok, ma la mia bibita? È così adorabile. Non posso credere che siano già passate 2 settimane. Abbiamo avuto così tanti bei momenti. Quante emozioni. Oh, ciao David. Devo bere qualcosa, fa così caldo fuori. Ho qualcosa per te. Ma che cos'è, un regalo per l'anniversario? Volevo fare qualcosa di speciale. Oh, grazie, tieni questa per favore. Ok. Non è molto, ma spero ti piaccia. È fantastico, è proprio quello che ho sempre voluto. Quindi, non ti stai dimenticando qualcosa? Che cosa? Non capisco. Ti ho fatto un regalo, quindi... Oh, giusto! Non sapevo che ci saremmo fatti dei regali! Non ho niente per Betty, è certo che ho qualcosa! Chiudi gli occhi! Adoro le sorprese! Cosa farò? Oddio! Ah, lo so! Hai bisogno di un regalo al volo, ci pensiamo noi? Rimuovi le linguette da diverse lattine e dipingi le 3 in rosa. Potresti fare un po' di disordine. Dipingi di verde le altre linguette, coprile completamente con la vernice, non perderti alcun punto. Lasciale asciugare. Capovolgile e dipingi anche l'altro lato. Allinea le linguette e uniscile insieme usando degli anelli di metallo. Aggiungi dei ganci per orecchini e avrai dei gioielli unici. Ok, puoi aprire gli occhi. Sono per me. Ti stanno davvero bene. Spero ti piacciano. Oh, li adoro. Grazie. Sono stupendi. Fammi vedere quella lattina. È questo... Wow, che coincidenza. Sei così dolce. Ed è per questo che ti amo. Ci stai mettendo una vita, sono affamata. Oh, possiamo mangiare? Sì! Sofisticato. Ecco qui, così romantico. Penso che tu però abbia dimenticato qualcosa. Ah, non ci servono i cucchiai. Ok. Gustoso. Fa veramente schifo, ma è comunque carino. Non mangi? No, va bene così. Ma io volevo che fosse perfetto. Fammi dare un'occhiata alla borsa. Un uovo? Come ci è arrivato qui? È una penna 3D. Aspetta, ho un'idea. Prendi un uovo e usa una penna 3D per disegnarci intorno. Crea una spirale sul lato dell'uovo proprio come questa. Quindi comincia a disegnare delle linee lungo la spirale. Comincia a riempirla. Una volta fatto, rimuovi la plastica dall'uovo e attaccaci una maniglia. Così, adesso hai un cucchiaio. Usa una penna 3D per aggiungere alcuni dettagli. Faremo una zampetta. Aggiungi più dettagli attorno al cucchiaio. Disegna una faccina all'interno del cucchiaio alla fine. Vedi? Ehi, sì, ti ho fatto questo. Per me? Oh, l'adoro! Buonissimo! Wow, prova a masticare il cibo. Questo è il giorno più bello di sempre. Non andremo mai al ristorante.
ma per me sei fantastica. Sono così nervoso? Sto solo per fare una domanda, tutto qui. Emily? No, più deciso. Emily? No, così sembro pazzo. Emily, questo è per te. È il simbolo del nostro amore. Spero tu senta lo stesso. Ops! Oh no, dov'è finito? Deve essere qui intorno. Ma perché capitano tutte a me? Oh oh. Ehi, Emily, stavo solo facendo delle flessioni. Ma sediamoci. Stai benissimo oggi? Oh, come sei dolce. Dico sul serio. Aspetta, quello è smalto per unghie? Me lo presteresti? Perché? Fidati. Devo risolvere una situazione. Passo lo smalto intorno al mio cerotto. Voglio creare una sottile base. Una volta asciutta, inizio a dipingerla. Questo rosa andrà benissimo. Riempio gli spazi vuoti con questa tonalità più scura. Sta venendo bene. E finirò con un cuore. Perfetto. Ora non facciamo cadere anche questo. Ok, ci siamo. Emily? Matthew, che succede? Oh mio Dio, non ci credo! Devo chiederti una cosa. Non è possibile! Vuoi sposarmi? Certo che lo voglio! Speravo che accettassi! Non sono mai stato così felice! Queste andranno bene? Sì, sto assolutamente vincendo! Scusate, è libero qui? Ah, c'è una sedia libera, mi infilo qui in mezzo. Finalmente! Mi c'è voluta un'eternità per arrivare qui, ma è tutto pronto, è il momento di cominciare. Prima faccio un po' di stretching. Ah, meglio, forza! Batterò questo livello e farò il record di velocità. Cosa? Pensi di potermi colpire con i PNG? Non esiste, muori! Che diamine, che sta succedendo? Accidenti, non ho fatto il record di velocità. Cosa? La mia tastiera, che è successo? I tasti sono dappertutto, l'ho rovinata. Guarda la W. Purtroppo dovrò buttarla via. Devo fare qualcosa per risolvere questo problema. Ed è il momento di aggiungere un po' di resina epossidica. Non voglio mettercene troppa, altrimenti succederà un casino. Ecco, ho riempito ogni casella e si devono asciugare. Adesso li tiro fuori e guarda quanto è carino. Ora posso sostituire i tasti mancanti. Mi sento abbastanza bene con la nuova tastiera. Torniamo alla corsa, devo solo fare stretching e... Forza! Avanti, puoi farcela, dacci dentro, più veloce! Aspetta, wow! Ho vinto! Ho fatto il record, la mia nuova tastiera mi ha portato fortuna! Ottimo lavoro, ti meriti un applauso! Un altro taglio e il mio bracciale è finito. Davvero carino! Oh, Jennifer è a casa! Ciao, Luna! Ciao! Ma un momento! Hai i piercing! Già, belli, vero? Volevo qualcosa di diverso. Voglio essere anch'io originale così. Facciamoci piercing insieme. Questa sì che è una bella idea. Andiamo! Ciao, ti ricordi di me? Ho un'altra vittima, cioè cliente. Lei? Sul serio? Forse posso far sembrare cool anche lei. Mettiti qui. Ti piacerà, vedrai. Immagino di sì. Allora, pensavo di fare dei piercing qui. Ottimo. Al lavoro, allora. Non una chiacchierona, eh? Farà un po' male. Quello è il lago? Uno degli aghi. Non muoverti. Non muoverti, ho detto. No! Che imbarazzo. Lago era enorme. Ma volevo tantissimo il piercing. Beh, ormai non possiamo farci niente. Oh, forse sì. Ho avuto un'idea. Ci serve solo un po' di colla per ciglia. E queste perline. Proviamoci. Metto un po' di colla sulla perlina. Poi la premo sulla tua pelle così. Facciamoci un piercing al naso. Wow, fantastico! Magari ci avessi pensato io. Ecco l'ultima. Wow, grazie! Tutto senza aghi e dolori. E stai benissimo. Amiche di piercing! La mamma si infurierà. Ehi, guarda quante conchiglie! Voglio quella grande! Voglio portarla a casa con me!
E questa è ancora più figa. Wow, sei così bella. A tutti piacciono le conchiglie, credo. Oh, wow, questa conchiglia deve avere poteri speciali. Dopotutto mi ha fatto trovare la mia anima gemella. Sì, ti terrò per sempre. Ora cosa abbiamo qui? Molto bella. Ehi, Olivia. Cosa stai? Oh, quelle conchiglie sono così sporche. Non badare a me. Mia, no! La mia preziosa conchiglia. Ah, è stato un incidente. Dovresti vergognarti per quello che hai fatto. La mia vita sentimentale ora è rovinata. È tutto ok. No, non lo è. Cos'è quello laggiù? Io lo so, posso usare questa resina per riparare la conchiglia. Guarda e impara. Metterò tutti i tuoi pezzi proprio qui. Non avranno questo aspetto per molto a lungo. Ora mi servono 2 bicchieri di plastica trasparenti e ci verserò dentro della resina. Una volta riempito un bicchiere bisogna riempire l'altro. Perfetto! E ora arriviamo alla parte più divertente. I colori! In realtà ci servono pochissime gocce. In questo caso meno è meglio. Ora devo mescolare per bene. E mi servono questi palloncini. E no, non servono gonfi. Ma vedi quanto sono elastici? Useremo questa elasticità a nostro vantaggio. E ora ti faccio vedere come trasformo i pezzi di conchiglia in qualcosa di nuovo. Li metterò dentro al palloncino uno per uno. Potrebbe volerci un pochino, ma ne varrà la pena. Ora servono diversi stuzzicadenti. Ne userò uno per forare il bordo del palloncino. Dovrò metterci un po' di forza. Una volta infilati 2, adagerò il palloncino dentro un'ampolla. Ora entra in scena la resina colorata. Basta versarla molto lentamente in modo da farla entrare nel buco del palloncino. Una volta che è arrivata in cima, aspettiamo. Vuoi vedere cosa ho creato? Ti piacerà? Degli orecchini conchiglia. Non sono spettacolari? Oh, Olivia? Eh? Ma cosa sono? I tuoi nuovi orecchini conchiglia, ovviamente. Ma sono davvero adorabili. Sono molto più speciali in questo modo, non credi? Sei la migliore mia. Gli AirPod sono piuttosto fighi, ma la custodia è per lo più noiosa. Con la penna 3D possiamo renderla molto più divertente. Comincia creando delle linee verticali sulla custodia. Devono essere tutte attaccate, devi farlo lungo tutta la custodia. Ricordati di fare anche il sotto e non dimenticare la parte inferiore evitando la presa. Una volta fatto, cambia colore e disegna un cerchio sul coperchio. Usa la penna 3D per attaccare i triangoli alla parte superiore e aggiungi dei fiori. Disegna le ciglia ed ecco una custodia unicorno per i tuoi AirPod. Guarda qui! È carinissimo! Sì, lo so. La mia custodia è così semplice. La 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 la.